svantaggiati dopo la sconfitta per 2-1 nella partita di andata. Sul primo palo la palla è lì, parte il tiro, fuori di poco. La squadra è in possesso di palla. Che contrasto! L'arbitro fischia il fallo, cartellino giallo per il difensore. Sviluppo dell'azione sulla destra. La coreografia dei tifosi giallo-blu è delle grandi occasioni. Che energia oggi al Tardini, senti i tifosi. Anticipo del difensore e subito in contropiede, fallo di mano per il Parma. Pallone di testa, la parata del portiere. Fin qui le occasioni migliori sono state quelle del Parma, ma la partita è ancora in bilico. La difesa presiede la propria area di rigore, il movimento degli attaccanti, parte il calcio d'angolo, a rientrare la palla è lì, lascia partire il destro, la palla è in rete. Il vantaggio del Parma, gol che in questo momento consegnerebbe la Coppa Italia ai giallo-blu. L'arbitro ha il fischietto in bocca ed è pronto per il triplice fischio. Il Parma ha la Coppa tra le mani, vince la finalissima la formazione giallo-blu, 1-0. La terza Coppa Italia del Parma. I calciatori festeggiano con la tifoseria, il 12° uomo in campo di questa squadra.